sfiorato per un soffio il tutto esaurito nella domenica centrale dell'edizione 2020 del Carnevale di Fano. 13.420 biglietti staccati, poco meno di un migliaio, e sarebbe stata raggiunta la capienza massima imposta, come ormai sappiamo, dalla prefettura per il nostro circuito. Di domenica, questa volta è giusto parlare di fine settimana del Carnevale, perché anche il sabato, con la Notte dei Colori, novità assoluta di questa edizione, è stato protagonista del fine settimana centrale della manifestazione. Un esperimento che ha suscitato antichi ricordi nei più anziani e nuove emozioni nei più giovani, quello di far sfilare i carri più piccoli in corso Matteotti e passare sotto l'Arco d'Augusto con i trattoristi che hanno dato prova di grande abilità alla guida. Un esperimento che sicuramente rivedremo anche nella prossima edizione, con i dovuti aggiustamenti, e che ha ricevuto anche il placet dell'amministrazione comunale. Ho raccolto tantissimi commenti positivi, le tante persone che venivano anche da fuori Fano hanno apprezzato molto. Ed è la vera sfida, che insomma dobbiamo arrivare ad avere un carnevale che non è solo la domenica, ma va vissuto in tutto il weekend e deve emozionare, quindi dobbiamo essere tutti partecipi. E la festa di ieri, i colori del carnevale di ieri andava in questa direzione, un po' il capodanno del carnevale. La domenica poi è iniziata nel migliore dei modi, grazie anche al bel tempo, con tre appuntamenti in contemporanea frequentatissimi dalle 10 di mattina in poi, appuntamenti che ormai hanno assunto il ruolo di protagonisti fissi, ovvero il carnevale in sup, con l'arrivo spettacolare nella darsena borghese delle tavole pagaie al vento, la sfilata tutta dedicata ai bambini, con un viale Gramsci stracolmo di famiglie festanti, mentre in piazza 20 settembre erano protagonisti i migliori amici dell'uomo, ovvero i cani, anche loro mascherati a tema con i loro conduttori che hanno sfilato orgogliosamente per il centro storico. Pomeriggio poi spazio come sempre ai giganti della cartapesta dopo i tre botti che hanno fatto mettere in movimento il corteo, le coreografie delle mascherate e lo spettacolo finale anche al pincio dell'ospite d'onore della giornata, l'imitatore cantante dalle mille voci, vincitore di tale e quale show, Antonio Mezzancella, mentre era in corso anche il giro della luminaria, ma che prima si era goduto lo spettacolo dall'alto del carro del carnevale. Sono tornato volentierissimo, io insomma da Umbro già frequentavo. Però il carnevale non c'ero mai stato e qua c'è una risposta incredibile. Dopo c'è il getto, quindi ti prodigherai anche a lanciare. Ah certo, non vedo l'ora, uno ne mangia uno lo lancio, uno ne mangia uno lo lancio, così.